Ale. Una scommessa per il futuro portandosi dietro le proprie radici, Confesercenti di Pesaro Urbino ha aperto l'anno con l'inaugurazione e l'intitolazione della nuova sala riunioni alla memoria di Francesca Ruberti, giovane collega recentemente scomparsa all'età di 50 anni. Ecco qua. Lo spazio, situato al piano terra di Via Salvo d'Acquisto 7, sede provinciale dell'associazione, sarà anche aula didattica adibita ai corsi CESCOT, il centro sviluppo di Confesercenti, dove Francesca era tra i responsabili. Questa dedica, ha affermato il presidente Borgiani, è un segno con il quale vogliamo esprimere e fissare nel tempo la nostra stima per lei. Una presenza, la sua, che ci manca nel profondo per la capacità che aveva di ascoltare, mediare, di trovare una soluzione ai problemi di ogni giorno, sempre con il sorriso, il garbo e l'intelligenza che sapevano contraddistinguerla. L'anno appena iniziato si identifica anche con il nuovo corso che l'associazione ha intrapreso ormai da qualche mese e che ora si perfeziona con l'aggiunta di un tassello importante, l'arrivo di Davide Paso, già segretario di Confcommercio Pesaro. I Paso, come spiegato dal presidente provinciale Pier Stefano Fiorelli, ricoprirà la figura di responsabile sindacale e insieme con direttore e vice direttore sarà il braccio operativo dell'associazione. Ci porta innanzitutto l'esperienza che ha maturato sul campo, che Confesercenti, ma io per primo vi ho già spiegato il rapporto di amicizia che ci lega, ho potuto constatare in tanti anni di attività, di tanti anni di passeggiate insieme per il centro storico e non solo, ho visto la professionalità di Davide, ho visto come lavora e sinceramente sono veramente molto 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 fiero di averlo con noi, anche perché anche se viene da un altro mondo, da un'altra famiglia, rispecchia tanto i valori di Confesercenti, quindi siamo molto, assolutamente molto contenti e Davide ci darà quel tassello in più, ci darà quella mano in più ad essere proprio per essere ancora più vicini agli operatori ed essere anche qualche volta critici, qualche volta in senso positivo, qualche volta in senso negativo con il mondo istituzionale. Entro in Confesercenti, ha poi commentato il Paso, per portare la mia esperienza e aiutare l'associazione a crescere nel miglior modo possibile, in linea con il progetto di rinnovamento già avviato. Spero di portare tutta la professionalità e la conoscenza del territorio, la conoscenza del mondo dell'associazione nel miglior modo possibile. Mi sono entrato a piccoli passi dentro sicuramente una nuova famiglia che mi ha accettato in maniera bellissima, mi ha fatto stare bene e volevo ringraziare la Confcommercio comunque e anche il direttore Varotti per ciò che mi ha insegnato negli anni, perché 29 anni di fianco a una persona che è molto brava nel territorio mi ha insegnato tanto. Ero arrivato a un punto della mia vita in cui avevo perso gli stimoli, non era depressione, ma ho avuto momenti delle mie familiari molto pesanti che mi hanno sfiancato. Avevo bisogno di ricaricarmi e adesso sono rientrato perché ho ricevuto tantissime attestate di stima da parte di operatori che mi chiedevano che cosa avevo intenzione di fare, se avevo voglia di rientrare un attimo in gioco, e questo mi ha dato carica. La carica ce l'ho, sono pronto di nuovo a girare, a voltare un'altra pagina della mia vita, rimanendo sempre in quel sistema che io adoro, quello del mondo dell'associazione e quello del mondo imprenditoriale.